Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo speed painting che, per essere un po' meno inutile del solito, avrà implementato anche un mini tutorial. Ho scelto come soggetto Ariana Grande perché negli ultimi video mi avete elogiato così tanto questa ragazza che ho deciso di fare lei, e nello specifico un tutorial relativo ai ricci. Ho di recente visto un video di Dubby Arts, che Dubby Arts, come lo pronuncio male, che ha fatto un video tutorial su come disegnare con i pastelli i ricci. Vi metto anche il suo link se non la conoscete, e quindi ho pensato di farlo in digitale. In realtà quello che vedrete è un brevissimo tutorial perché il riccio che creerò è stato fatto in 8 minuti, quindi non è difficilissimo. Il grosso del lavoro lo faranno la penna, la tavoletta grafica, perché con un mouse è praticamente impossibile, e un pennello fichissimo, quello che uso io sempre per fare i capelli, che secondo me vi piacerà un casino. Se il video lo vedete un pochino strano con questo pannello che si muove, è perché ormai mi sono presa la fissa di After Effects e devo editare qualsiasi cosa. Se mi deste un piatto di pasta, per esempio, mi sentirei in dovere di fare dell'editing anche su quello. Quindi ora vi lascio allo speed painting e poi, nel momento in cui ci saranno da fare i ricci rossi di Ariana Grande, provvederò a farvi vedere come ho fatto con il pennello fighissimo che troverete nell'info box. PS, se vi interessa la tecnica di disegno di matita sfumata che ho usato in questo video qui, vi lascio il link del tutorial che avevo fatto specifico di quella lì, mentre in questo spiegherò solo i ricci, per non ripetersi, insomma. Per fare i ricci utilizzo il pennello Hair che trovate nell'info box, che fa da solo secondo me il 70% del lavoro, e prendo il colore dei capelli in tre tonalità, scuro, intermedio e chiaro. Parto quindi col pennello, dimensione molto grande, a creare una sorta di curva a zigzag, abbastanza scomposta e grossolana. Poi individuo le zone che voglio far emergere, quindi quelle che saranno in avanti, per dar loro effetto di profondità e tridimensionalità. Utilizzo lo stesso pennello, un pochino più piccolo, con il colore intermedio, facendo dei capelli tutti più o meno nello stesso senso. Dopodiché utilizzo lo stesso pennello molto sottile e il colore più chiaro per dare ulteriore profondità e definizione, perché così sembrerà che abbiate disegnato proprio tutti i capelli. Poi, volendo, se ne possono aggiungere altri anche col colore più scuro, perché non abbiamo i capelli di plastica, quindi deve avere un effetto un po' naturale e scomposto. Infine creo uno o più livelli sopra ai miei capelli e con un pennello sfumato bianco vado a illuminare le zone che mi interessa far emergere, dare più luce, e imposto il metodo di fusione dei livelli su overlay, sovrapponi, oppure su linear dodge, scolora lineare. Se non sono soddisfatta, posso fare una macchia su un nuovo livello, un pochino più definita, meno sfumata, e applicare lo stesso metodo di fusione. In questo modo verrà un effetto un pochino più realistico, un pochino più plasticoso, che però può star bene con ad esempio il manga. E questo sostanzialmente è il metodo che uso, è molto facile. Se usate delle foto di riferimento per vedere come si muovono bene i ricci, probabilmente otterrete un risultato più soddisfacente, perché magari
uno tende a disegnarli in maniera abbastanza ripetitiva se non ha un modello da seguire, quindi studiatevi le foto. Come vedete è abbastanza semplice, è più un lavoro di pazienza e questo pennello veramente è fichissimo, funziona benissimo ed è un'ottima base di partenza per fare facilmente i capelli. Con questo il mini tutorial è finito, come vedete l'immagine sta componendo e spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia utile, il pennello soprattutto fichissimo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!